Allora, vederla, ci sono già stato seduto sopra, è di una leggerezza e di una compattezza incredibile, sembra un 300 moderno. Esatto. E pensare che qui c'è un 1100 centimetri cubici, ci vuole il pelo sullo stomaco. 170 kg a vuoto e 160 cavalli, quindi praticamente un rapporto peso-potenza senza aiuti elettronici discretamente impegnativo. Ho già guidato una 1098S e il motore è un bel motorone che tira, che strappa, che vuole andare di traverso, un motore bello ignorante. Immagino con questa ciclistica e questa leggerezza. Guardate quanto è lineare per salire i giri! Che potenza pazzesca! Pazzesca! Mantiene la stessa potenza, 160 cavalli, ma con un'erogazione talmente lineare, violenta ma coniugosa! Che spettacolo! Bimota scelse di intervenire a livello di centralina elettronica, giusto? Esatto. Quindi sì. Ha una curva più lineare. Quindi sono molto curioso di sentire sotto al polso questa sensazione qui. Per il resto esteticamente carbonio ovunque, è tutta in carbonio. Tutte le carene sono in carbonio e anche le sovrastrutture, qui il telaietto anteriore in realtà è tutto di carbonio e sostiene anche il faro. Addirittura Alessandro qui ha montato anche un airbox in carbonio. Il codone, il monoposto, è in realtà un pezzo, un blocco unico in carbonio. Non ci sono altre strutture di socio. Due viti qua, due viti lì e va via. Perché la Bimota pensa anche sempre alle soluzioni utili per correre. Dal maestro Tamburini che guardava sempre quell'aspetto, esatto, lì. Che bella questa piastra in alluminio ricavata dal pieno che fa parte di questo telaio misto tra liccio e... appunto piastre in alluminio, una lega particolare per il traliccio, la stessa anche per il forcellone posteriore. Misto, misto di lega carbonio, traliccio di tubi e poi piastre in acciaio ricaviate dal pieno, il telaio di una bellezza pazzesca. Che mi dici a proposito di questo scarico completo Galassetti che dovrebbe avere una bella voce? Bel sound, una bella voce, molto corposo, sì, è molto... Esteticamente bellissimo, sì. Questo due in uno, questo finale a tromboncino è molto, sì, bello. Esatto, esatto. Lo montavano sulla versione spagnola, sì, mi dicevi. C'era una serie, diciamo, dedicata al mercato spagnolo e montavano questi scarichi qui. Quindi costruito ad hoc per lei. Esatto. La sua staffa è avvitata direttamente al codone. Quattro viti, lo smonti e sei pronto, perché la moto è una moto sempre pensata per correre comunque, per essere facilmente e velocemente sostituita, smontata. Pazzesco, ma guarda come scende in piega, è un giocattolo, me l'aspettavo faticosa, dura lo è una lama, ma non è faticosa per niente, incredibile quanto non mi affatichi sui polsi, è talmente stretta in mezzo alle gambe, facilissima, una bicicletta. Beh, di fronte a cotanta eleganza l'iscrizione al canale è d'obbligo. Altre cose che ci hai messo, mi dicevi la frizione antisaltellamento, sì, STM, che tanta roba. Uno dei dubbi del perché non l'avesse fatto la Bimota, tra l'altro, perché il 1098S non la montava, è vero? Sì, esatto. Uno dalla Bimota magari si aspettava questo upgrade, invece tu giustamente l'hai fatto, anche perché il motore strappa ignorantello. Motore serve, è serve, bello, secondo ruido, me serve. I cerchi hai cambiato? Sì, cerchi OZ e monolins posteriore. E... te la sei un po' cucita addosso. Un po' come un vestitino su misura, diciamo. Beh, con una signora così ho fatto la barba e mi sono presentato con l'abito da sera. Tutto forza e passione!
Alessandro ha montato giustamente una frizione antisaltellamento SPM, l'unica cosa che mancava su questo motore della 1098S. Serviva su una Dimota una frizione antisaltellamento. Doppio disco da 320 mm Brembo, 4 pistoncini per la pinza, Marzocchi all'anteriore 43 mm a stelo, steli rovesciati ovviamente. Stessa tecnologia anche per il forcellone, guardate che bella sta piastra ricavata tutta dal pieno che poi sostiene la pinza Brembo, ovviamente anche in questo caso marchiata Bimota tra l'altro, 230 invece mm per il disco posteriore, ma basta e avanza per la frenata perché la moto è leggera e la differenza è la leggerezza. Ci si ribalta per quanto è leggera questa moto, una frenata pazzesca, qui abbiamo di cerchio Z alleggeriti ma soprattutto in un'unica fusione per maggiore stabilità, che aiutano anche questo forcellone posteriore rovesciato col mono montato direttamente nel motore come si utilizzava già in quegli anni in MotoGP, e il motore parte stressata del tutto perché il telaio traliccio anteriore è montato su di lui davanti ma non si congiunge col forcellone, un misto di leghe poi alluminio ricavato dal pieno. Alessandro ha scelto di montare questi cerchi OZ, leggeri probabilmente altrettanto come quelli originali, ma in un blocco unico, in un'unica fusione, quindi permettono maggior stabilità e maggior trazione, meno movimenti al posteriore, che sennò, essendo così particolare, guardate quanto è sexy e bello anche nelle linee, tendeva un po' a muoversi, così lui ha più stabilità. Il gommone da 190 serve a sostenere la coppia, la trazione di questa moto, sicuramente un 180 vista la leggerezza l'avrebbe resa ancora più agile nei cambi di direzione, ma a me sinceramente non mi è dispiaciuto affatto visto la strada sulla quale l'abbiamo provata. È bello di una moto così, così ben fatta e che si va forte sia sul misto sia sul veloce, è una moto da forza con la targa, una moto veramente artigianale, fatta al top. I comandi sono duri come me li aspettavo, ma non esagerati, non si stancano le mani, sono giusti, feeling mascolino, arrogante, cattivo, ma gestibile. Non mi aspettavo una moto così divertente e facile, così confidenziale. Occhio però ragazzi, perché questa va forte e ti spara nell'iperspazio. Bellissima la strumentazione mista analogico e digitale con questo blu di fondo e questi LED che si accendono che ti fanno vedere a quanti giri sei arrivato e ti lasciano e il cambio marcia illuminata, bellissima, pazzesca. Stiamo parlando di una moto del 2007 ragazzi, avantissimo per l'epoca, avanti in tutto. Senti quando apri come spalanca, fai questo trick, la potenza c'è tutta, facciamoci un po' di guidato in sella con me, officina del pilota, è questo! Una precisione di una leggerezza, mi piace da morire. Secondo me del percorso della nuova era Bimota, escluso i tempi moderni attuali, diciamo, sicuramente la più bella di tutte, quella dove si sono spinti di più nella ricerca anche aerodinamica, nelle linee hanno anticipato i tempi tantissimo. Questo muso potrebbe ricordare delle Ducati moderne o delle Yamaha moderne, esatto, ad esempio, esatto, quindi ha anticipato molto questa tipologia di linea aerodinamica, quindi su questo non dimentichiamo poi che è una moto del 2007 e 2008, quindi all'epoca costava 27.000 euro, sì, sì, 10.000 in più della S della Ducati. Pensa oggi in proporzione quanto dovrebbe essere presentata sul mercato una moto così ricercata. Non me l'aspettavo così facile,
non me l'aspettavo così confidenziale. Una moto bellissima, divertentissima, è paragonata alle moto moderne, è divertente anche su strada perché la leggerezza e la facilità dell'erogazione le permettono di poter essere gestibile. Una sorpresa questa moto, anche perché è un pezzo fatto a mano con una storia incredibile, quindi vero artigianato. Neanche 300 esemplari, su per giù, si stima attorno ai 300 pezzi, di cui con questa colorazione che è la standard, ma secondo me è la più bella, è la più bella, circa 265 pezzi più o meno. Sì. Si parla 270 più o meno, non di più. Quindi sei uno dei pochissimi fortunati al mondo. Che moto che avete fatto? Voglio la bimota! Grazie a tutti, grazie a voi, grazie a noi amanti di questi oggetti, a noi italiani che sappiamo fare queste cose, grazie alla storia del nostro paese, alla voglia di saper fare, alla voglia di sfidare, anche con pochi mezzi, buttare il cuore oltre l'ostacolo, inseguire le proprie idee, i propri sogni. Grazie a Paolo, l'amico Paolo Girotti del Pimota Classic Parts, che ci permette spesso guidare oggetti e mostri del genere, perché ci fa da tramite, mette in contatto tutti noi appassionati, ci fa conoscere l'un con l'altro persone che collezionano queste moto, che però le amano e le guidano oltre a conservarle e a tramandarle. Posso rimanere così, Alessà? Certo. Ti prego, no, urlavo non voglio più scendere. No, ti giuro, non me la sarei mai aspettata così facile e piacevole. Piacevolissima, una confidenza pazzesca. Che cazzo di moto è? Ma bellissima, leggera, con una potenza stratosferica. Sì. Perché la coppia c'è tutta. Ma l'erogazione... L'erogazione è bellissima. Cioè... strappa molto di meno della 1098, fa un sacco di strada, va forte uguale, perché in realtà non è che va più forte, è un diverso modo in cui va forte. La maggiore velocità ce l'hai nei cambi di direzione, nella percorrenza. Una lama, perché comunque è dura, sostenuta, ma giusta. Spingendo sulle pedane all'esterno del serbatoio, guardate in velocità quanto cambia velocemente direzione. Moto pazzesca, però cioè, non lo so, c'è cioè, tutto al massimo, è agile ma è stabile, goduriosa piccola, sì. Ma provavo nei rettilinei a gas aperto a velocità, a farla muovere solo con le gambe, con la gamba esterna che spinge nel serbatoio, si schiaffa a destra e a sinistra, sì, che è un piacere. Sì. Madonna, che moto, ti giuro non me la sarei mai aspettata, ragazzi. Ma è indescrivibile, neanche vi posso dire provatela, perché dove la trovi una moto così? C'è un progetto in corso. Sì, che vorrei mettere il motore elettrico sotto. Oh no! Su Officina del Pilota non si può dire una cosa del genere. Grazie mille, Ali. Grazie. Grazie. È un grande. Grazie. È un grandissimo. Grazie veramente. A voi. Ragazzi, con una moto così, ma che te lo dico a fare? Non voglio più scendere!